amici miei, fate l'interruzione, non so che succede. Ecco qua, gli ha fatto rosolare delle cipolle, aglio in camicia, abbiamo preparato un letto di patate, un po' di sale, due pomodori, adesso aggiungiamo una tazza d'acqua. Ecco qua, facciamo sobbollire. Qui abbiamo preparato delle belle porzioni di favette, una bella zuppa di carne e verdure per i bimbi e facciamo il pesciolino adesso qui a cavallo. Inizia. Qui ragazzi, qui c'è il nostro merluzzo. Tra un po' ci mettiamo sul nostro pesce. Possiamo fare anche un piccolo brindisi qua. Allora, poi vogliamo preparare due spaghettini con le cozze, quindi andiamo a preparare un sughetto per le nostre cozze. Allora, qui ho fatto un preparato con delle zampette di maiale e pomodoro. Io vado a spostare. Ecco qua, la padellina. Adesso, non appena le patate entrano in cottura, possiamo aggiungere il pesce. Dategli almeno 5 minuti di cuocere. Questa parte noi ci armiamo in birretta. Come fare a dire di no? E ragazzi, birrettina. Allora, prepariamo le nostre cozze adesso. Dunque, ci vuole un po' di peperoncino. Vediamo il peperoncino. Testa d'aglio, seguiamo
finiamo un attimino con le nostre patate là, il pesce, poi spostiamo per le cozze. Qua mettiamo a bollire dell'acqua. Bisogna aggiustarsi un po' qua, ragazzi, non c'è spazio, scusate. Spostiamo la nostra zuppa magari da una parte. Serve spazio, quindi spostiamo le pallette, spostiamo il pesce, ecco qua, le patate stanno cuocendo e io sto pian piano ci aggiungerò il pesce. Questa è una padellina. Aggiungiamo l'acqua al sale, sale all'acqua, ecco. Allora, adesso andiamo a posare il nostro merluzzo sulle patate. Questo è un piatto spettacolare, ragazzi, veramente buono, tutto a giro. Aspetta, sembra addirittura piccolino. Ecco, tutto a giro. Come detto prima, l'ho fatto marinare con limone e pepe. Beh, la padella sta riscaldando, ci mettiamo un pochino d'olio d'oliva, sono interruzioni ragazzi, purtroppo le connessioni oggi non vanno bene. Allora, si riscalda l'olio d'oliva adesso. Caldo, in realtà mettiamo tanto aglio e il peperoncino. Adesso ragazzi, io ci aggiungo la mia salsina di piede di porco. Aspettiamo un attimino ancora, però, perché l'aglio deve prendere il suo profumo. Ancora un attimo. Ecco, piede di porco, tanto aglio, peperoncino, e facciamo andare poco lento.
bene. Ecco, le parete sono uscite veramente bene. Qui c'è la zuppetta per i bimbi. Ci metto su le cozze. Fiamma alta e facciamo assorbire un po' il sughetto. Cozze le comprate sul mercato. Già pelle semicotte, cotte col vino bianco e il crema. Ecco qua, adesso facciamo assorbire il sughetto, nel frattempo l'acqua bolle, il pesce va a cottura, anche in cottura, pian piano. Vedete qua ragazzi, questo è il merluzzo su un letto di patate. Ecco qua. Prepariamo il prezzemolo. Allora, il pesce cucina molto molto lentamente, mi raccomando, ogni tanto gli diamo la giratina così, così che il brodino si sparga bene, non si attacchino le patate sul fondo. E siamo a cavallo ragazzi, tritiamo il prezzemolo e cesemo, la mattina. Ecco qua, ci vuole un po' di prezzemolo per il pesce e un po' per le cozze. Attenzione che non si attacchi. Questa è una delizia ragazzi, dovete provarci. Spaghetti con le cozze e le zampette di maiale, più il peperoncino logicamente. Assaggiamo il sughetto. Spettacolo. Fate sì che non si, logicamente non si bruci. Allora, che vi racconto, Cagliari Juve, oggi sarà uno spettacolo, vediamo vincitori, quartiere Santeria di Cagliari, Stadio Arena lo chiamano, Arena Sardegna, faremo un figurone contro la Juve, ne sono sicuro,
piano, via, mettiamo per bene il prezzemolo, non si attacchi niente, mi raccomando. È una bontà unica, ragazzi. Unica. Allora, compriamo il pesce, ecco, sta sobbollendo, io gli darò il tempo proprio, le patate sparineranno, c'è un bel profumo qua. Ok, allora prendiamo due spaghettini, giusto, è un assaggino, piccolo piccolo. Acqua bolle, due spaghettini. Mettiamo altri due, dai. Tagliuzziamo. Bene. Ho usato il pentolino, voi usate la pentola grande, ragazzi. Hey guys, I'm making some mussels with the trotters, pork trotters. Chilies, mussels, onions, garlic, black pepper, and parsley. It's just unique. I just made it up. Yeah. Then here I have a cod sitting on a plate of potatoes, sliced, and with two tomatoes, onions, plenty of olive oil, you know. It's cooking gently, yeah? I let it cook very, very gently. Right, put the sauce, make sure it doesn't stick to the bottom. And here's my lovely pasta. Now I add my mussels and the end. They are pre-cooked from the supermarket. Right guys, simple as that. Hey guys, make sure you see your mussels. Very low flame. Don't cook them too long. Just 1 minute or two, yeah? And then we are ready. Okay guys, nearly there. So to recap, we have some lovely sausage and veggie soup for the children, some cod in a plate of tomatoes and potatoes, a bit of spaghetti with the trotters and mussels. Obviously you prepare the trotters in advance, they have to cook for a good 2 hours until they melt. There are tomatoes in it. Lots of things. And the broad beans on this side. There we go. Broad beans. Lovely broad beans. They're good for me. That's okay, now a bit of parsley all around the fish. And then I will have finally to my spaghetti when they're ready.
My flame, the flame is almost off today, eh? Okay, I think I'm gonna move this into a bigger plate now. Bigger pot. Okay, guys, we do this. Okay, look what I do. I just add a touch of water. Yeah, just a touch. So I can actually take all the goods from my pot. Yeah, that's it. Okay, guys, put it there. Pasta's cooking. And that's it. They're ready. Get in there, make sure you salt the water and steal the pasta. All right, nearly there, okay. Al dente, the sauce is taking color. That's for the fish. If we can, okay, if we can, at this stage we turn the fish upside down, just a few bits, not all of it, maybe the one at the very top, okay, look at that, it's changing color now, look at that, okay, so the parsley goes under as well. Just a little bit of movement, not too much, otherwise you'll smash the fish. Okay, that's it. It's really lovely. There we go, look at that. Okay, guys, let it cook. Okay, now I put the flame high and start to transfer my spaghetti. Don't make a mess like me, please. I add a little bit more of cooking water. I save some aside, a little bit. There we go. Making a mess, yeah? Do not follow me when I do such a disaster. Okay, guys, so my pasta is finishing up here. Thank you.
siamo ragazzi, la pasta è pronta. Siamo sì. Tranquillamente aggiungere il nostro prezzemolo e spegniamo la fiamma. Un altro goccino di salsetta, di acqua di cottura e prezzemolo dentro, via. Qua ragazzi, abbiamo finito, possiamo assaggiare questi spaghettini, la fiamma è spenta. Fuoco spento, la pasta finisce la sua cottura. Adesso spostiamola qua. Abbiamo il pesce, diamo un colpo d'occhio al pesce. Facciamo spazio. Casa è quello che è. Ecco qua ragazzi, ci siamo proprio alla grande. Facciamo insaporire per bene. E passiamo all'assaggio, cosa ne dite? Un assaggino. Copriamo le nostre pentole. Continua a cuocere con molta calma, sta prendendo il suo colore, ragazzi, va bene? Pian piano, assaggiamo uno spaghetto di buon mattino. Non rovina di sicuro niente. Ecco qui, ci mettiamo pezzettino di zampetta di maiale, due spaghettini e un paio di cozze. Ecco qua ragazzi.
spaghetti con le cozze e le zampette di maiale. Adesso io ho tenuto ancora un po' d'acqua di cottura, man mano che si asciugano la verserò. Allora assaggiamo gli spaghettini, possiamo fare un brindisi, ma magari lo rimandiamo a più tardi quando il Cagliari inizia a fare dei gol contro la Juve. Ecco qua, raga, guarda che bontà, eh? Sono caldi, però sono caldi, un attimo. Colpo d'occhio, sempre la nostra zuppetta di pesce, zuppetta, non so come chiamarla. È uno spettacolo, eh? Quasi pronto, fuoco praticamente è quasi spento. Vedete, una cottura molto molto lenta. Va bene ragazzi, assaggino, vediamo un po' lo spaghetto come è andato, vedete, si continua a sobbollire molto molto lentamente il nostro merluzzo. Ragazzi, vi ho chiesto spaghetti, no? Let's see, I will be honest, let's see if it's good. Fantastic, really good. There we go. I'm going to show you my dish. Close. Guys, for your judgment, spaghetti with mussels and trotters. And obviously, chili. But the chili is very, it's not much chili in it. Very sweet, to be honest. Chili there. Really nice. Okay, you notice my fish cooked more than 25 minutes, but flame has been so low,
Sono i snonici. Guys, they are really nice. Beauty. You see, my trotter is really melting, yeah? So I have to cook minimum 2 hours, minimum. First you boil it for 1 hour, just plain water. Then you wash it, and you cook it for at least another hour, if not two, until it melts. With tomatoes, a bit of salt, whatever. And then, it's the day after, I have some mussels, fresh basil, chili, and garlic. See, this is gonna melt my mouth. Fantastic. Really nice. I love it. It's very traditional in Italy, no? Trotters. In Sardinia. Gorgeous stuff, guys. Gorgeous stuff. Let's try the mussel here. Yeah. Lovely. Sea flavor. The coffee to the bones from the trotter. Alright, guys. Number one. Number one. Very good. Okay, it's a goodbye from Mau. Have a lovely Sunday. Come on, Cagliari. Bring home 3 points against Juventus. Hey guys. We got to believe it, otherwise, you know. Look at that. It's gorgeous. Obviously, you remove the bones, yeah? Don't give it to the children. Be careful. You just suck it. Top class. That's it. I think it was good. What do you think? Eh? That's it. Una favola. Allora, controlliamo il pesce qui, vedete, sta proprio sobbollendo, proprio molto, non è pronto, dagli il suo tempo, perché l'ho messo proprio al minimo, vedete, se posso ancora rovesciare il pesce di nuovo, usate le pinze come volete voi, un pochettino, che splendore, ragazzi, uno splendore fatto. Caffè ragazzi, caffè. Ecco qua.
Vorremmo anche assaggiare un pochino di pesce, magari, però visto che lo sto cucinando così lentamente, aspetta, intanto giro così, così il sughetto si sparge. È pronto, ma io lo lascerei ancora un pochino, perché vuol dire prende il gusto, lo mangio, lo faccio raffreddare addirittura. Qui abbiamo le nostre cozze, vedete, non si sono asciugate, quindi quell'acqua di cottura che volevo aggiungere non la metto. È uno spettacolo, vedete. Vabbè, buona domenica, sempre forza a Cagliari, mi dispiace per la Juve, oggi è la giornata del Cagliari, sarà di una semplicità unica, eh? Già mi vedo quel gol in aria di Pavoletti, vai Joao, Nango, chi è che segna oggi, chi è? Buona domenica ragazzi, buona domenica, passatela bene, in serenità, mi raccomando. C'è Covid, tranquilli, non fate assembramenti per carità, che poi ne paghiamo il prezzo. Non sto lì a fare una predica, capite? Chi vuol capire, capisca. Va, buona domenica da Mao, alla prossima. Mi raccomando, condividete che non mi dispiace, condividete il video. Ciao a tutti.